sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Torna a vincere in maniera roboante la Calciolecco 1912, che si rifà dopo la sconfitta patita una settimana fa al Breda di Sesto San Giovanni e annichilisce la Pistoiese al Rigamonti Ceppi. Termina 4-1, soprattutto in virtù di un ottimo primo tempo disputato dalla squadra di mister Gaetano D'Agostino. Nella ripresa la Pistoiese prova assolutamente a reagire, ma senza riuscire a trovare la via del gol per veramente lungo tempo. I blu celesti subito in avanti al decimo minuto della gara con la squadra toscana. Nesta prova a sfondare sulla destra, palla Magnil, tiro cross su cui l'ex blu celeste Perucchini si distende, mette a lato con la mano destra un bel tuffo. Perucchini che non ha voluto rischiare visto quanto stava girando il pallone calciato dalla 10 blu celeste. All'11esimo l'Eco si porta ancora in avanti, Magni, apertura sulla fascia sinistra, palla a Nannini che era al debutto assoluto in questa gara, sfila fino al secondo palo e Capogna colpisce con il destro trovando l'opposizione del giocatore della Pistoiese, che va a prendersi i complimenti del compagno di squadra Perucchini, assolutamente meritati, un salvataggio a corpo morto che vale assolutamente un gol. L'Eco continua a spingere al quarto d'ora, bella verticalizzazione, combinazione Iocolano Capogna, Magnina al limite, conclusione forte centrale su cui Perucchini mette i pugni in maniera efficace prima che la difesa liberi oltre la recinzione del settore distinti. 25esimo, ancora blu celesti che provano a sfondare, Capogna apertura a memoria sulla destra per Nesta che sale con i tempi giusti, cross al centro su cui ancora Capogna arriva, non colpisce bene con la pressione di Solerio alle sue spalle e deviazione troppo imprecisa. Al 29esimo assoluto miracolo di Pissarri in uscita bassa su Vagliani, uscita con i tempi perfetti del numero 1 blu celeste, il rigore eccolo qua che cambia la partita. Arriva alla mezz'ora Iocolano con il sinistro, trova l'opposizione con la mano destra di Solerio che viene anche ammonito al direttore di gara, effettivamente larga la mano da pochi metri, però così è. Dal dischetto Capogna apre le marcature con la sua seconda trasformazione consecutiva dal dischetto dopo quella che aveva avuto lo stesso esito positivo a Grosseto. Ancora una volta Capogna quindi buca la porta avversaria, ottima stagione, sesta rete stagionale per il capitano blu celeste, subentrato in questo ruolo dopo l'uscita di Capitan Malgrati intorno al quarto d'ora del primo tempo. L'Eco ancora in avanti al 45esimo, cross di Nesta, Capogna sbuccia, Iocolano no e trova la rete dopo lungo tempo. Ricordiamo Iocolano assente dal campo da 9 partite, si era infortunato durante il derby di Como, poi durante la rifinitura per la gara successiva con la Carrarese l'infortunio era arrivato in maniera definitiva. Qui trova la sua seconda rete con la maglia blu celeste. Atterriamo nella ripresa al 50esimo, Cesarini, pericolo pubblico numero 1 tra i toscani, prova a sfondare sulla destra, cerca l'appoggio di un compagno alle sue spalle, il cross al centro, palla che sfila, Marzorati rischia tantissimo, qui Pissarro compie un autentico miracolo respingendo la conclusione del suo compagno di squadra da pochissimi metri. Ottima la sua parata anche qui all'80esimo, svetta Gucci sopra Kaus, uno dei pochi palloni toccati da Gucci, Pissardo molto attento a volare sulla sua destra. Pissardo ancora protagonista con questo rilancio all'85esimo, palla giocata lunga su Mastroianni, Iocolano scambia con la destra con Marotta, i due saranno grandi protagonisti nel finale, qui vediamo subito perché. Iocolano l'apertura sul secondo palo, il cross su cui Mastroianni è il più lesto di tutti e da pochi metri a mettere in fondo al sacco, terza rete stagionale per l'ex attaccante della Propatria che aveva aperto questo campionato
con un gol, il primo del girone A di Serie C contro la Gian Erminio, e oggi ancora una volta in casa riesce a trovare la via della porta avversaria. Qui vediamo il perfetto cross di Iocolano, Mastroianni anticipa anche la corrente Moleri e mette in fondo al sacco per la sua terza marcatura con la maglia blu celeste. 86esimo, quindi sulla successiva ripartenza della Pistoiese, Gucci trova la via del gol, precisa qua la serie di marcature della difesa blu celeste. Capoferri si fa bucare dal 9, anche lui ex Pro Patria, che proprio Enrico Monticepi trova la via del gol in un infuocato incrocio diretto di qualche anno fa. Al minuto numero 90, chinellato, tiro deviato, Marzoratti non una buona figura, Pissardo ancora una volta decisivo sulla conclusione da centro area. Pissardo veramente importante in questa gara, sbrogliare tutte queste situazioni. Poi al 92esimo, sul capovolgimento di fronte, Mastroianni fa doppietta. Insomma, in 10 minuti Ferdinando Mastroianni riesce a trovare per due volte la via del gol. Decisamente bello il passaggio filtrante di Marotta, che aspetta l'arrivo del numero 9 blu celeste, poi con il tempo perfetto lo mette davanti a Perucchini. Mastroianni non sbaglia, fischio finale, manda le squadre negli spogliatoi. Ecco che quindi serve un poker alla squadra toscana e si riporta in alto in classifica.